Per la verità del Vangelo serve la forza dello Spirito Santo. È lo Spirito Santo che ci convince al peccato. È lo Spirito Santo che ci fa comprendere l'errore. Le cose di Dio non si combattono con le armi, umane, ma quando si parla di combattimento spirituale, noi dobbiamo usare le armi spirituali. Il diavolo si combatte con la fede, le opere del demonio si combattono con l'amore, non di certo con le armi. Ecco, quindi vediamo che in questo senso quello che intendevo dire era questo, che con questo sottomettersi all'impero, il cristiano ha avuto diciamo una grossa, il grosso, il gra, ha avuto, è incorso nel grande pericolo appunto della corruzione, quindi ha subito un attentato, ecco, lasciatevi usare questo termine, no? E quindi appunto, poi diciamo, per concludere anche, è nel 300, nel 379 divenne imperatore Teodosio e fu Teodosio che nel 380 emanò l'editto di Tessalonica, con cui dichiarò il cristianesimo religione di Stato. Ecco, e nel Ecco, quindi 380, con l'imperatore Teodosio. con l'imperatore Teodosio, che successe appunto all'imperatore Costantino, ci fu appunto il cosiddetto, emanò questo, diciamo, l'editto di Tessalonica, con cui dichiarò il cristianesimo religione di Stato. Ma cosa voleva dire? Cosa voleva dire? L'unica religione ammessa dall'impero, e chi non si adeguava veniva punito. Quindi tu devi essere cristiano per forza. Che diciamo? Uno dice: beh, ma perché sapete, ci sono persone che ragionano così anche oggi, no? Ma non è così. Cioè, perché io divento cristiano? Ecco, con questa riflessione poi Certo, diciamo. chiudiamo per oggi esatto questa prima puntata, sì. Allora, io divento cristiano non di certo perché un imperatore mi impone di diventare cristiano. Come tutti i cristiani, diventare cristiano consiste nel fare un incontro con Personale. Gesù, personale, certo, assolutamente personale, con Gesù il Signore, con Gesù il vivente, il Signore della vita. Riconoscere quello che lui è, credere in lui. E per credere in lui, cosa vuol dire credere in lui? Perché a lui ci crede molto di più il diavolo di noi, eh? Il diavolo Ah, non ha sì, dubbi. certamente, sì. Sa benissimo chi è Gesù, Sì. ma credere in lui vuol dire scrivere con lui una pagina del Vangelo. La nostra vita deve essere una nuova pagina del Vangelo. E per scrivere una nuova pagina del Vangelo, io devo conoscere e accogliere nel cuore quello che Gesù è venuto a insegnarmi e a darmi. Allora io divento cristiano. Infatti, cosa dice Gesù? Gesù lo dice, Pietro poi lo ripete. Allora Gesù Sì. dice nel Vangelo di Marco, al capitolo 16, dice: chi crederà e sarà battezzato sarà salvo, chi non crederà sarà condannato. Ma questo non è una minaccia da parte di Gesù, questo esprime la libertà che Dio ha lasciato agli uomini. Se credi sei salvato, se non credi sei condannato. E qui vediamo che non esiste la via di mezzo, come abbiamo detto, o stai da una parte o stai dall'altra. Ecco. Quindi chi crederà sarà battezzato, sarà salvo, chi non crederà sarà condannato. E Pietro dice: ognuno di voi corregga la propria vita e si faccia battezzare nel nome del Signore Gesù Cristo. Quindi il vero cristiano è colui che crede in Gesù perché ha aperto il suo cuore, perché ha accolto quello che Gesù è venuto a dirci e a donarci. E Il a cristiano non proposito è di certo quello che viene fuori
forzato da un imperatore, se no viene Certo. veramente Punito, per castigato esempio, di diventare certo. cristiano. Sì. E a proposito, Quindi Padre queste Gabriele, a cose per proposito me di questo. sono tutti attentati al cristianesimo. E appunto, sì, prego, prego. No, dicevo, a proposito di quello che dicevi prima, cioè della pagina, quella molto bella questa immagine che hai utilizzato, della pagina del Non ti Vangelo. sento, ho problemi a sentirti. Sì, mi senti adesso? Io ti sento, sì. Sì. Ecco, dicevo, a proposito della pagina del Vangelo, no, di questa bella immagine che hai utilizzato, quindi ciascuno di noi è chiamato a scrivere, no? Una pagina del Vangelo, chiaramente dopo il nostro incontro personale con Gesù. Ecco, mi permetto di dire, dico, attualizzando quel Vangelo, cioè, perché purtroppo molti pensano che questa parola sia una parola di 2000 anni fa e che non sia più applicabile appunto alla nostra realtà. È completamente falso. È E poi falsissimo. magari avremo modo poi, Padre Gabriele, di parlarne appunto, quindi diciamo come. Allora, Sì. una tra le cose fondamentali che chi vuole essere cristiano deve capire è che Sì. Cristo è lo stesso ieri, oggi e sempre. Anzi, chi dice che la parola, il Vangelo sia un qualche cosa ormai di stantivo, di vecchio, di superato e di passato, lo dice perché non conosce quello che il Vangelo dice. Il Esatto. Vangelo, se noi lo leggiamo oggi, è attualissimo. Certo. Anzi, il Vangelo ci mette in guardia proprio da tante cose che avvengono oggi, ai nostri giorni. Tutto quello che hanno scritto nelle lettere apostoliche, Paolo, Pietro, Timoteo, cioè tutte queste lettere apostoliche che noi abbiamo, le lettere anche di Paolo a Timoteo. Poi ci sono anche le lettere scritte da Timoteo, noi, anche da altri, no? E noi vediamo che ci sono delle cose che noi le stiamo vedendo oggi con i nostri occhi, non è passato un Benissimo. niente. Il Vangelo è attualissimo perché è parola di Dio, non è mica il libro delle fiabe che poi a un certo punto. O qualsiasi altro libro che poi diciamo non è più attuale. No, la parola di Dio è parola di Dio. Anzi, la parola di Dio, se fosse accolta da molti oggi, sarebbe una grande sorpresa per loro, perché finalmente riceverebbero nella loro vita quello che cercano dappertutto, ma che mai troveranno, perché lo troveranno solo quando apriranno il cuore al Signore e accoglieranno la sua parola. La parola di Dio è viva, è efficace, ci dice la parola di Dio stessa. È una spada a doppio taglio, dice San Paolo, che penetra nel profondo. Quindi Esatto. E che purtroppo, ecco, sì, il cristianesimo giusto è per. un'esperienza, il cristianesimo Sì. è un'esperienza, come abbiamo già detto, personale con Gesù. Con Gesù c'è questa grande possibilità di fare l'esperienza. Allora, prima appunto di credere a tutte le fandonie che vengono dette oggi, perché oggi secondo me è peggio che nei secoli passati, non ce ne rendiamo conto, ma è peggio. Ecco, quindi se una persona al tempo di oggi facesse l'esperienza con Gesù che fino ad oggi non ha fatto, ecco, farebbe una meravigliosa scoperta e si renderebbe conto che può iniziare una meravigliosa avventura nella sua vita con questo splendido Signore Gesù che è capace veramente di riempire i nostri cuori come nessun altro può fare. Come Il nessun Signore altro. Gesù è veramente Infatti, Padre Gabriele, diciamo, arrivando, meraviglioso. ecco, quindi dicendo, chiudendo adesso questa prima puntata, questo primo incontro, anticipiamo anche quello che sarà un po' l'oggetto dei prossimi incontri. Quando noi parliamo di incontro personale, appunto, con Gesù, allora, parliamo in realtà, cioè, come dire,
c'è la lingua batte dove il dente duole. Purtroppo oggi c'è un dente che duole molto, cioè l'incapacità, direi, di una certa chiesa, ok, di farti avere questo incontro personale con Gesù. Ecco perché oggi purtroppo anche le altre confessioni cristiane magari risultano anche più, tra virgolette, lasciami dire, affascinanti, seducenti, perché probabilmente appunto conservano quel fervore, appunto quella traccia, quell'imprinting appunto di incontro appunto con Gesù, dal quale poi appunto le anime rimangono affascinate, ed ecco l'emorragia poi appunto dalla Chiesa Cattolica verso le altre confessioni cristiane. Ecco perché ne abbiamo voluto parlare con te, che sei un arcivescovo ortodosso, per vedere appunto il problema anche da un'altra prospettiva, diciamo, e quindi magari con oggi chiudiamo così, quindi va bene questa panoramica storica, eccetera. Dalla prossima appunto puntata noi cominceremo a parlare proprio delle confessioni cristiane, cioè di come il cristianesimo poi si sia appunto scisso in quello appunto che sono le attuali confessioni cristiane. Cercheremo anche di capire per quale motivo appunto sono nate, quali sono i problemi che oggi appunto ci sono, e quali sono le possibili strade da intraprendere per finalmente, diciamo, far contento Gesù e quindi ritornare all'unità dei cristiani. Ecco, perché questo in realtà è l'obiettivo. Allora, una cosa bisogna dirla. Sì. Allora, e la ripeterò sicuramente perché è una cosa importante. La divisione nella Chiesa è frutto dell'azione di Satana che usa la superbia degli uomini. Quindi le divisioni nella Chiesa non sono state assolutamente volute da Dio con la scusa di una verità assoluta rispetto alla menzogna dell'altra Chiesa, assolutissimamente. Quindi chi ha diviso la Chiesa ha commesso un gravissimo peccato, e chi continua a mantenere divisa la Chiesa, a fomentare la divisione nella Chiesa, commette un peccato ancora più grave. Non c'è vescovo ortodosso che possa essere contento della divisione della Chiesa, non c'è vescovo cattolico, non c'è papa che può essere contento della divisione nella Chiesa cattolica. E tutti quelli che guardano con sospetto gli altri fratelli, invece di aprire il cuore, ma non creare diciamo un sincretismo religioso, non lavorare con quell'ecumenismo, noi possiamo lavorare per l'unità dei cristiani e per ricondurre le anime disperse all'incontro con Gesù. Quindi quelli che non, certo che li amiamo, sono anche loro immagini di Dio. Ortodossi non amare, certo, chi non è ortodosso, se siamo cattolici, non cristianesimo ha una mera religione. Esatto. Invece il cristianesimo non è, partirà dai cuori che amano, perché attraverso i cuori che amano è lo Spirito Santo. Esatto, e poi tra l'altro noi ne parleremo ancora, purtroppo una religione con spirito religioso. Quello è il problema. Esatto. Allora, va bene, padre Gabriele, noi ti ringraziamo allora per la tua disponibilità e allora alla prossima, al prossimo video. Noi salutiamo appunto anche tutti gli amici di Radio Sole Vivo, li ringraziamo appunto per l'attenzione e diamo chiaramente appuntamento al prossimo video. Ci dai la tua benedizione, padre Gabriele? Certo. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Sia benedetto il nome del Signore. Oggi e sempre. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Egli ha fatto cielo e terra. Per intercessione della Beata Vergine Maria Immacolata, Rosa Mistica, Madre della Chiesa, Corredentrice, Mediatrice e Avvocata, per i meriti del suo cuore immacolato, addolorato e materno, per intercessione del glorioso Patriarca San Giuseppe, Padre Davidico del Signore nostro Gesù Cristo, castissimo sposo della Beata Vergine Maria, patrono della Chiesa Universale e terrore dei demoni, per intercessione dei santi gloriosi Arcangeli Michele,
Gabriele, Raffaele, dei nostri santi angeli custodi e di tutti i santi angeli, per l'intercessione di tutti i santi, il Signore Dio Onnipotente vi benedica, vi protegga, vi liberi da ogni male, allontani da voi ogni macchinazione diabolica e satanica, ogni influenza degli spiriti maligni, vi liberi da ogni pericolo, da ogni disgrazia e da ogni male, vi guarisca da ogni malattia e da ogni infermità, vi doni pace, gioia e coraggio per accettare Gesù nella vostra vita e per rinunciare per sempre a Satana, alle sue opere e alle sue seduzioni. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen.